Buongiorno, sono Nicola Cattò. Ops, ecco che arriva il cappello. Oddio, Riccardo Cassani nel video precedente ne aveva uno da Sherlock Holmes, io invece ho quello da Indiana Jones. Perché? Perché per farsi largo nella discografia di Otello non serve tanto la lente dell'investigatore, ci vuole più il macete dell'esploratore archeologo. Perché noi parliamo di Otello di Verdi. Perché Otello di Verdi? Perché nel numero di giugno di Musica potete leggere una bella intervista a Jonas Kaufmann, che ha inciso il ruolo per Sony Classical. In studio, una vera rarità oggi, con Tony Pappano e i Complessi di Santa Cecilia. Il tenore bavarese parla di questo ruolo mitico e dice che la scrittura del Moro non è così difficile di per sé, non ha nulla di così irraggiungibile, ma quello che la rende davvero tosta è il costante stato di tensione emotiva. Insomma, controllare le passioni è la chiave di tutto, del successo come Otello. Allora io in questo breve video vi propongo tre edizioni di Otello della ricchissima discografia dell'opera, una scelta ovviamente arbitraria e personale, che sono tre incisioni che sono curiosamente distanziate di 15 anni l'una dall'altra, 1961, 76 e 91. Partiamo con la prima. 1961, in un'edizione comprata in edicola tanti anni fa, l'Otello che è forse ancora quello per antonomasia, Mario del Monaco, nella sua seconda incisione in studio, a Vienna, con Karajan, Latebaldi e Aldo Protti, che si disse, abbia sostituito Ettore Bastianini, protestato da Karajan perché non sapeva la parte. Incisione favolosa, lussureggiante, addirittura completa dei ballabili del terzo atto, e che contiene dei particolari di tale bellezza che la definirei quasi impressionistica, e possiamo anche ascoltare in questa edizione il Moro forse migliore della carriera di Del Monaco, quello in cui il temperamento drammatico è mitigato da un'attenzione ai pianissimi, al fraseggio, alla cura della scrittura che non sempre il grande tenore ha manifestato. La Tebaldi è meravigliosa e Protti è molto efficace. Numero 2. 15 anni dopo, siamo alla Scala, siamo dal vivo, 7 dicembre 76, spettacolo mitologico, Kleiber sul podio, Zeffirelli alla regia e la diretta televisiva sulla Rai, prima volta. Il doppio CD Mito, che ha un suono comunque accettabile, benché non favoloso, contiene anche tutti quei tumulti dei cretini, soprattutto nel loggione, che contestano il sommo direttore, addirittura uno sente urlare «è una banda», avercene di bande così. Una serata che dà l'idea perfetta dell'elettricità, di quanto può essere elettrizzante, tempestosa l'orchestra dell'Otello. Domingo ha sì qualche piccolo problema vocale, aveva debuttato da poco il ruolo ad Amburgo, ma è un Otello umano, toccante, fragile, partecipe, davvero favoloso. Mirella Freni è semplicemente la più grande Desdemona di ogni epoca e paese, e Piero Cappuccilli è uno Iago che fa sembrare facilissima la parte. Insomma, un Otello da avere assolutamente. 15 anni dopo cambiamo anche continente, andiamo a Chicago, 1991, questo è il famoso debutto di Big Luciano nel ruolo del Moro, Chicago e Carnegie Hall, per una serie di recite in forma di concerto. Pavarotti ha 56 anni, sì, non ha più tanta voglia di studiarsi ruoli nuovi, sì, non è preparatissimo, tanto che Leone Magera deve incastrarsi in un box davanti a lui per dargli gli attacchi, non in prova, proprio durante i concerti. Qualcosina va perso, ma è favolosa la bellezza, la luminosità vocale, la naturalezza, la perfezione, devo dire, in un certo senso, di un canto come pochi nel Novecento abbiamo sentito, e che davvero fa capire come tutti i catrami, i bitumi che tanti tenori hanno riversato sulla scrittura di Otello siano davvero fuori luogo. Peccato che non l'abbia mai ripreso con un po' più di studio e con un direttore meno gelido di Sciolti. E prima di lanciare il cappello al prossimo critico, due secondi per un Otello che non c'è, nel senso che non c'è in supporto fisico ed è difficile anche in digitale. Il primo diretto da Muti nella sua carriera, Firenze 1980, di un'intensità drammatica quasi insostenibile, con un cast bellissimo, col Suttascotto Bruson, e in più con la prima volta, che io sappia, in Italia, della versione parigina del concertato del terzo atto, magari meno bella esteticamente ma più efficace teatralmente di quella comunemente eseguita. Cercatelo, ne varrà la pena. E ora, cappello.